Ho visto che Facebook oggi vuol fare capricci, non mi vuol permettere di registrare in diretta. Vabbè, io passo a una registrazione sul telefono, dopodiché poi la passerò a Facebook, la trasmetterò a Facebook. Vediamo se perlomeno stavolta riesco ad andare in fondo a ciò che volevo dire, perché sono 2 ore fra poco e qui sto lottando che arrivo fino a un certo punto e poi mi si ferma tutto. Bello, eh? Bello veramente. Vabbè, proviamoci. Allora, Windows 10 Anniversary Update. Il 2 di agosto, cioè domani, Microsoft inizierà la distribuzione di Windows 10 Anniversary Update, che porterà ad uno step qualitativo più alto, Windows 10, sui PC, offrendo agli utenti un'esperienza d'uso migliore. L'aggiornamento segue poche ma chiare regole e non risulta assolutamente complesso da portare avanti. Inoltre, a seguito dell'upgrade, nessun vecchio dato sarà perso. Innanzitutto, Microsoft ha evidenziato come l'aggiornamento sarà rilasciato a scaglioni. Dunque, non tutti gli utenti Windows 10 potranno visualizzare immediatamente la sua presenza. Non è ben chiaro che tempistiche seguirà la casa di Redmond, ma il dato reale è che per il completo rollout ci vorrà qualche giorno, come per tutti gli aggiornamenti del resto. Microsoft utilizzerà il canale di Windows Update, dunque quando la casa di Redmond inizierà la distribuzione di Windows 10 Anniversary Update, gli utenti potranno verificare la sua presenza attraverso questo canale. Tuttavia, Windows 10 è programmato per ricevere automaticamente gli update e dunque, per chi non avesse fretta, c'è sempre la possibilità di aspettare che sia il sistema operativo stesso a notificare l'upgrade. Il pacchetto, cioè il pacchetto di aggiornamento. Tale pacchetto di aggiornamento è parecchio sostanzioso, in quanto sono circa 3 GB di roba da scaricare. Dunque, è necessario che il PC sia connesso ad una linea, definiamola banda larga, insomma, almeno un 20 mega di downstream, di download, performante e stabile. La procedura di aggiornamento poi dovrebbe durare circa un'ora, ma molto dipenderà anche dalla potenza del vostro computer. Sebbene trattasi di un aggiornamento molto importante, c'è sempre il rischio, anche se molto ridotto, che qualcosa possa andare storto per qualche motivo. Dunque, il consiglio è quello di effettuare un backup, cioè di fare una copia di tutti i vostri dati più importanti, documenti, foto e qualsiasi altra cosa a cui tenete. Un backup in pratica preventivo dei propri dati più importanti, prima di avviare l'aggiornamento. Per chi non potesse disporre di una rete a banda larga e non potesse effettuare un backup per problemi logistici, è sempre possibile rimandare per un po' l'aggiornamento. Tutti coloro che possiedono infatti un PC di Windows 10 Pro o Enterprise possono configurare Windows Update affinché blocchi gli aggiornamenti sino a 4 mesi. Tuttavia sembra che Microsoft rilascerà sempre il 2 agosto anche la versione ISO,
versione ISO consiste in un file immagine che poi può essere anche masterizzato su un DVD da 4,7 GB, visto che il file più o meno siamo intorno a 3 GB, ci dovrebbe entrare tranquillamente, a meno che non abbia una bella compressione questo file, ma comunque. Ecco, ci sarà appunto, ecco, anche la versione ISO del sistema operativo. Questo per chi non volesse proprio aspettare, trattasi del modo più rapido per effettuare l'aggiornamento, scaricarselo tranquillamente e allo stesso tempo tranquillamente, dopo aver fatto il salvataggio dei dati più importanti che sono nel nostro computer, inserire il DVD e eseguire il file per l'installazione. Windows 10 Anniversary Update è anche per smartphone. Infatti anche questa data, cioè 2 agosto, Microsoft inizierà anche il rilascio dell'aggiornamento per smartphone, cioè per i Nokia Lumia in particolar modo, tutti quelli che utilizzano sistema operativo Windows Phone. Il pacchetto arriverà attraverso l'opzione, anche in questo caso attraverso l'aggiornamento di Windows 10 Mobile. Anche in questo caso le raccomandazioni sono le stesse del mondo del computer. Lo smartphone deve avere almeno il 50% di carica, meglio se perfettamente carico, ed essere collegato ad una rete Wi-Fi e avere anche un buon segnale Wi-Fi, perché più basso sarà il segnale di ricezione Wi-Fi, maggiore sarà il tempo di attesa per poterlo scaricare. Inoltre, nel caso fossero presenti anche qui dati importanti, può essere utile farne una copia di sicurezza, magari, che ne so, salvandola anche su OneDrive. Anche l'aggiornamento per smartphone sarà rilasciato progressivamente. Inoltre, le tempistiche potrebbero variare ulteriormente nel caso di dispositivi brandizzati dagli operatori. Quindi, ecco qua, queste sono le ultime notizie per quello che riguarda Windows 10 e Windows 10 Mobile. Bene, a questo punto mi preparo a trasferire il file su Facebook e vedo che stavolta finalmente è andato tutto bene. Quindi il problema che ho sul mio smartphone è riferito al software proprio Facebook, che non so per quale motivo, ma entra in crisi. Vabbè, problemi suoi. Vi saluto e vi auguro un buon proseguimento della giornata. Ciao a tutti.